No, padre è uomo. Allora. Ombre è uomo. Fratello è umano. Tu uomo. No, tu è umano. Ombre. Eccolo là. Mo te lo fai dire a lui quello che vuol dire quello che ti ho detto prima. Ma lui parla italiano? Purtroppo sta pochi giorni, speriamo che può prolungare, mo vediamo un pochettino. Se può prolungare, basta che perché dici che domenica tu c'hai una festa qua. No, a Isola, la festa di... non lo so. Insomma, è una cosa. Sì. Non si siede, non si sa. Sì, va bene. Come state, ragazzi? Ma non so che spiegare. Ma se è venuto a madre? Come no? Te l'ha detto che facciamo la gita vacante insieme. Di solito è andato su Facebook. Abbiamo sballato un sacco. Sarà un itinerario. Tutto prenotato. Sarà una cosa simpatica. Allora, chi fa il discorso? Il più anziano è Erminio che sta a fare il discorso. Erminio, ho detto... Erminio, due parole di circostanza su Erminio. Fa parlare da prima tu. E se è più anziano? Chi è il cugino più anziano, alzi su, la mano. Su. Chi è il cugino più anziano, alzi la mano. Dai. Aspettiamo Erminio. Dai, Erminio. Erminio, due parole di circostanza. No, Erminio non sa parlare. Erminio non sa parlare. Oh, un attimo di silenzio. Due parole. Oh, per poco tu non mangi. E mangiate subito perché sennò sarà fredda. Niente, io devo ringraziare Valdo prima di tutto perché mi dà questa l'occasione di rincontrarci, perché ogni 15-20 anni facciamo questi tipi di rimpatriati, anche se io dico dovremmo farle più spesso, perché sennò ecco si arriva al punto che
vediamo personaggi, persone che noi non conosciamo, poi alla fine ci accorgiamo che sono forse parenti, cugini, nipoti, eccetera. E questo è un male. Comunque io ho veramente il piacere di essere qui con voi, soprattutto perché è venuta anche Paola, se non ho detto male scusami il nome. Anche perché quando è venuto il papà il marito non ho potuto esserci perché ha promesso che verrà comunque. Allora se verrà ha promesso di, che verrà. Prima avevo impegni, adesso sto in pensione, quindi impegni non ne ho e posso avere più tempo. Comunque mi fa piacere di rivedervi, anche se ancora devo imparare tutti i nomi e ognuno puoi dargli a ognuno la propria collocazione a livello familiare. Vi ringrazio, escluso te, pertanto spero di passare, sicuramente passeremo una bella serata e vi auguro tutti il bene di questo mondo e grazie a tutti. Bravo. Allora buon appetito a tutti, potete mangiare. Ma potremmo pure mangiare. No, non è il mio, no, e non ci sta! Scusa! Ma non è il mio, non sa parlare, che diceva qua non è il mio. Faceva il discorso che hai fatto il mio? Vabbè, il mio è lo stesso. No, dice che anche abbastanza. Sta comendo. E che sei? Cosa c'hai? Egidio! Salve sindaco! Egidio al sindaco! Tu che sei rispettoso! Ma come? Tu sei rispettoso delle istituzioni! No, da stasera praticamente. Da stasera. Si stava imparando tutto lo spagnolo. Andiamo su te, domani tutto uruguay. Facciamo le tifo. Posso parlare spagnolo? Uruguay spagnolo. Domani. Ermi, poi chi ti fa domani, per l'Uruguay o per l'Olanda? Mo siamo tutti uruguayani. Uruguay, perché qua teniamo l'uruguayano, teniamo l'uruguayano qua, No, io dico che l'Olanda vince il campionato del mondo. No, non lo vince dell'Olanda, sta la Germania che... Sta la Germania. L'Italia si è portato tutto l'Italia si è portato le nonna fa quattro anni che fanno le no, questo sono più buono. Egidio, a Paola. Quello Gonzalo, Gonzalo, domani c'è Uruguay-Olanda. Allora c'è tutto il mondo di tifosi di Uruguay. Vieni a vedere, vieni a vedere. Vieni a vedere. Tifosi di Uruguay. Gonzalo. Domani qua. Egidio, domani si vede qua. Gonzalo. In giardino, la partita, sì, sì, ma dove ti ha finito il dolce? Ma... Guarda che cosa ho scommesso. Ma lascialo fare. Allora, Uruguay o Olanda? Apposta. Devo dire, guarda qua. Uruguay o Olanda? Uno. Ho messo che vince l'Uruguay. Uno. Germania, Spagna, due. Ma quale? Quale? Io ho giocato meno 40 euro. Uruguay e Germania e Spagna chi è? Spagna, 1-2. È anomalo. Succede di tutto. Uruguay tiene storia, solo storia. Sì. Però. Quindi io credo che domani vince l'Uruguay. No, può essere. Ma la partita la vedete? Dove la vedete? Ce l'hai Sky? Ma che Sky? Sta alla Rai, dov'è? La Rai? No, e poi ci mangia la strada. Tu vuoi mangiare la questa si chiama una tartaruga. O aragosto. E per rovinarvi la vita. Arrivederci, grazie.
Ma che è a tutti? Mettili qui, così facciamo scegliere un graziato. Hanno posto per tagliare. Eh sì, ma tu te la sei mangiata uno. No, ma prima ho questa la cosa. Lasciala là. No, lasciala là. Lasciala là. Che succedente che io che appena ci metto una volta ci devo 100 lire pieno è uguale. Hai materia che vai Rosa in derecho è similare però non è uguale gli esami fondamentali sono uguali fondamentali sì fondamentali sono uguali ma non sono uguali è lui ma vabbè apre Gonzalo, piglia. Porta fortuna. Ma chi è mio padre? Con emozione. Portiere Muslera, difensore 5, allora modulo di formazione 5-3-2. Vabbè. Partiamo dalla difesa. Godin. Allora chi Diego Lugano. Sì. Mamma mia, è incredibile. Ma prima ne sei andato a sapere, io so. Ma sa pure la formazione degli uruguay. Stai zitto. Pereira. È sempre col passione. Aspetta, York Fusini. E Guren? Chi sarà delle bene sicure? Ha studiato poco, eh. Poi, tre Diego Perez. I tre centrocampisti, Diego Perez, Cavani e Poi Furlan. Poi attacco Furlan e Suarez. Poi la formazione quale? No, ci interessa solo l'Uruguay, perché noi stiamo mai in Uruguay, ma cassetto, che c'è importa del lato squadra. Stessa testa. Va bene. Hai fatto una brutta figura. No, non l'hai fatta una brutta figura. Egidio. Ciao Sofia. Hola Sofia. E Bruno pure ci sta. Pure Bruno è un tifoso
del tifoso Peñarol è Santiago. Santiago Santiago è tifoso Peñarol. Oh, Brino. Quali è la squadra base grandi di Uruguay? Allora, le principali due squadre dell'Uruguay sono Peñarol e Nacional. Allora, molti giocatori del Peñarol sono venuti in Italia. Tipo, c'è un esempio di Oliveira, Salaceta. Come giocano con l'Uruguay questi giocatori? Vabbè, alcuni ne li hanno convocati. Ah, non ti sono convocati. Dopo... Va bene, non ti dilungare. Poi abbiamo mandato un coso Ermino Franco Palmigiani nella formazione del Brasile. Non la vedo. La formazione del Brasile. Ma come c'è la formazione? Formazione del Brasile. In porta Giulio Cesar. In difesa. Maicon, Lucio, Juan e... Maicon, Lucio, Juan e... Stanno 5 minuti, ma finisce la cassetta, sbriga. Allora, Maicon, Lucio, Juan... Cacai, okay. Poi centrocampista, Giulio Battista, Elano, trequartista Cacà, la formazione d'Italia, trequartista Cacà e in attacco Luis Fabiano Clemente e vabbè, è giusto Robinho. Ah, dicono l'Italia. Italia. Poi dico, formazione l'Italia. Quella l'Italia, 4 minuti di allora, di in porta Buffon. Ma sputa la colpa. Buffon. Ma sono più tizio. Vai. In difesa, Grosso. Perché vabbè, Cannavaro, Zambrotta. Oh no, dicevi che è più così. E cosa, è Criscio. Poi, centrocampista Pirlo. Secondo me non stato Gattuso, De Rossi. Poi ho 2 anni fa. Che sembra la formazione tipo tua, su capito. È un attacco, mettiamoci a Di Natale e Quagliarella. E Girardino? Ma lascia riperdere la casa Girardino. E chi sei il giocatore? Come a Marchino, ma che è il giocatore? Vabbè. Aspetta, no, te l'ho fatto. L'ultimo. Allora, in porta Casillas. In difesa, Puyol, Sergio Ramos. Ma dicela dell'Olanda che gioca dell'Uruguay. In porta Stekelen. In difesa Van der Vierm. De Jong. Ma che Snyder? C'è al centro come attaccante. Giovanni Van Bronckhorst. In centro al centrocampo Robben Gudiz Snyder. No. Quando giocava col Milan. Quando giocava col Milan. Lui è milanista. Ah, forse... Allora. Poi...
con la cenerentola del calcio. Cioè, sono Forza Italia, per esempio. Lì? Lino? Lino, nazionale. Mica la finale questa. Sì, è finale. Mamma mia. Ci stavamo noi! Cosa lo vuoi? Uruguay sai come deve stare, Montevideo ora? Tutto fermo. Ninguém, la strada ninguém. Adesso tutto fermo a Montevideo, non passa la macchina per strada. No, è tutto chiuso. Hasta l'ospedale. Forlán. Quello è Forlán, no, sì. Gonza! Ma sta bene l'inno, lascialo stare. Certo, c'è ragione. Mi dobbiamo rifare un po'. Il capitano è il gioco, Mi credevo che ti avessi perso fra la montagna. Facciamo mettere poco, stanno più comodi, ci vedono. Sì, sì, sì. Infatti, ma tu avevi lavorato. Non mi interessa. No, quello che avevamo fatto quello della partita, però. Vorrei vedere. A uno mi interessa. Ecco Olanda. Questo è Uruguay, è questo? Olanda è questo. Ah, questo è Uruguay. Se si può, la giocata di Fino per Alvaro Pereira, forse la palla è uscita in questo momento dai giocatori dell'Olanda, Stek Ellenburg con Cavani che avrebbe a sudire simulato, vediamo e mi lascia la simulato con Madonna, mi sono con questa figura adesso l'hanno fatto era rigore quello. Quindi se europei come fregano, gli europei sono bregliuti. Tutti quanti siamo europei qua. Allora no. Dell'America Latina. Ecco il gol, Vabbè, poi siamo tutti europei. E questa partita la vince l'Uruguay. 2-1. La vince 2-1. Non ho pronosticato. Non mi fido di te. 2-1. Guarda che mi sta dando, che schifo. La strada della pericolosità. Uruguay ci la addosse, ora deve fare una partita diversa da quella che è stata giocata. Ha pescato il gioco di un fatto che buono c'è pure l'Olanda. Sta la chiude questa. E vabbè dai, ma ci ha fatto? Che simulato. Ma che è il suo simulare? però comunque devo accettare. Io questo taglia. Dai che ce la fa per la grinta di Mataisen, ma è calcio in punizione Uruguay. Fermatoppi. Essi di gol, è G. Molto bravo. Quindi fino all'ultimo. Ma è la
fate siete che io mai c'è. Ah, non lo manco ammetto, cioè, ma quello ti fa arrabbiare. Cioè, ma quando sei in esprima? Vai, vai, vuole fare tu. Ma il volume è giusto, è tutto ciò. Ma fino al primo tempo ora che devo essere tranquillo, piano piano. 1-1 1-1 a fine. Ma dove sei? Dai, che fatto di che? Ah, no, ok. Mo casca tutto. Vabbè, va. Allora, vai e brinchi. Me lo metto ancora? Io ne voglio assaggiare un po', però è qua. No, 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 Carletta, ci sta bene. No, 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 no. Sì, fornaciare. Sì, zucchero fornaciare. Ma lui si manifesta... Non lo so, non lo so. Di piano. Suave, in bocca. Non è pesato. No. In Uruguay è il tanat, che è la specie... E lui suona l'organo della chiesa, elettrico. Che è Cristian? Cristian. Sì, noi ogni domenica andiamo alla messa e suoniamo, e lui suona e ci abbiamo il coro, il coro è chiaro. Ma è bello, no? Lui piace tanto. Sì. Lui era piccolino, aveva 5 anni. Allora, questo è il famoso prosciutto di carnevale che finalmente stasera mangeremo insieme a tutta la banda. Dove sta tutta questa Carlo, muove la fattà, intanto l'assaggio. Buono, molto stagionato. Carlo, metti la... Ciao. Hai visto la partita ieri sera dell'Uruguay? Hai visto che c'è una...